Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. Nella scorsa parte abbiamo affrontato Ascorbia Island, su cui non c'era nessuna palestra ma su cui abbiamo dovuto liberare e soccorrere un War Turtle dai pompieri del capitano Aidan. In questa parte invece andremo ad affrontare la palestra di Luana e siamo su Kumquat Island. Esatto, welcome to Kumquat Island. The home of the strongest orange crew leader. Attenzione, la casa del componente più forte della Orange Crew. Noi intanto andiamo al centro Pokémon a curarci, ok? Tac. E poi esploriamo per bene questa isola, questa Kumquat Island. Hai sentito parlare della regione di Johto? Ha un sacco di Pokémon di tipi differenti. Un sacco di differenti Pokémon. Un sacco di Pokémon diversi, dai, diciamo in italiano, osti. Ho sconfitto Luana! Finalmente posso sfidare Drake! E siamo addirittura d'arrivo anche con le Orange Island ormai. Hello there, dear. How are you doing? Ciao caro ragazzo, come stai? Just cause my wife let you in doesn't mean I let you upstairs. Solo perché mia moglie ti ha lasciato entrare non vuol dire che io ti faccia andare di sopra. Beh, giustamente ha ragione il vecchietto, cioè, voglio dire. Siamo noi gli intrusi. Hai un buon amo? Funziona molto meglio di un amo vecchio. Purtroppo no, non ho un amo buono. Me lo vorresti dare tu, pescatore? No? Niente da fare allora. Allora, lui dovrebbe essere un allenatore. E io vorrei sfidarlo proprio con Snorlax. Ho bisogno di aiuto per fare andare in forma questi ragazzi. Sì, sarebbe io, sarebbe il Pokémon Disguise. Il suo Pokémon, eccolo qua, domatore Poncho, che manda in campo Diglett. Beh, Diglett, mi spiace per te, però... Earthquake. Addio. Ma tra l'altro non è super efficace. Mi ero dimenticato effettivamente che terra contro terra non è super efficace. È terra contro roccia ad essere super efficace. Infatti resiste al mio Earthquake. A questo punto manderò Lapras. Vai. Cerchiamo di portarli al 50 questi Pokémon, eh? Contro di lui Surf. E addio Dugtrio. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di iscrivervi al canale, di commentare, insomma le solite cose che però fanno sempre piacere, sia a me che all'algoritmo di YouTube. Condividete il video ovviamente con coloro a cui potrebbe piacere questo tipo di gioco. Does Voltorb won't stand a chance? Perché ha dei Voltorb lei? Luana? The Double Battle Trainer. Che ha battaglia in doppio quindi. Beh, io ho due Pokémon che fanno terremoto. Di cui uno vola. Quindi davvero, cioè, vengono disintegrati. Se davvero ci sono delle battaglie in doppio. Quindi entriamo in questa palestra, vai. Luana. Oh, this is the toughest gym in the Orange Island. È la palestra più difficile delle Orange Island. Pensi di avere una possibilità? Vediamo. Vediamo. Aroma Lady Alex e Aroma Lady Harper. Jinx e Flareon. Va bene. Io, come al solito, avrei dovuto mettere come secondo Pokémon Charizard oppure... Pidgeot, ma userò un terremoto e poi sostituirò i Pokémon e manderò Charizard. Spero che loro si siano focussati tutti e due su Pikachu. Esatto, guardali. Che infami. Su di me non ha effetto, mentre su di loro ne ha parecchio. Ora, Earthquake di nuovo e Flamethrower su Jinx. E addio. Con il verso più lungo del mondo. Pikachu è già a livello 54. Dai! Mi ha bruciato, ma che sfiga. Niente, Earthquake di nuovo, anche se sono stato bruciato. E contro Kangaskhan direi di usare Flamethrower. È la mossa più potente di cui dispone Charizard. Perché non farla? Ok,
vediamo un po' quanto fa male, infatti fa molto meno male a causa proprio del burn. Altro terremoto e altro lanciafiamme su Kangaskhan. Dovrebbe morire lui, esatto. Charizard al 52, sempre cosa buona e giusta. Niente, ha pure tentennato il buon Snorlax. Mandiamo Lapras, Brin su Flareon e Air Slash uguale, tanto muore comunque. Ah, Dodrio. Contro Dodrio, Ice Beam. È super efficace. E Flamethrower. Ok, lui si aumenta l'attacco, ma non gli servirà molto. Anzi, è morto direttamente con un solo Flamethrower. Lapras a livello 49. Direi che non è male. Perfetto, andiamo a curarci Pokémon. E non so che Pokémon potrebbe avere, però Luana. Quindi manderò in campo sicuramente Snorlax, che con terremoto può fare davvero i buchi. E come suo compagno, se non lo attendo doppio, probabilmente opterò per Charizard, che è la scelta migliore. Ok, eccola qua Luana, tutta fiera. Benvenuto nella palestra più forte delle Orange Island. Cioè, benvenuto nella... cioè, ti do il benvenuto appunto alla sfida con la capo palestra più forte delle Orange Island. Spero che tu sia abituato alle battaglie in doppio. Il mio lavoro di squadra è eccezionale. È straordinario. Va bene, va bene. Lo manderò. Snorlax e Charizard. La tattica ormai è quella che avete già visto. Terremoto con Snorlax. E focus su un Pokémon specifico con Charizard. Ah, Alakazam e Marowak. Ok. Earthquake per colpire entrambi. E... a fare un altro Earthquake, a dire la verità. Però no, perché Charizard è buono nell'attacco speciale, quindi userò Flamethrower su Alakazam, che infatti fa parecchio male. Ah, ok, non me li ha buttati giù per fortuna. Buono, uno dei due è andato. E qua di verde è comunque di livello abbastanza alto, eh. Ora usiamo Body Slam però, perché se non hai Pokémon di livello abbastanza alto, loro sono veloci, te li ammazzano subito. Poi basta che te ne ammazzino uno e il prossimo turno sei morto, perché ti arrivano due attacchi sullo stesso. Il lavoro di squadra dei miei Pokémon ha fallito. Vabbè, ti sei guadagnato la medaglia Jade Star, che non so cosa sia, forse Stella Marina, ma non credo. Ok, è Magnet Bomb, questo non è male in realtà. Non può mai mancare il bersaglio. Andiamo a vedere se posso insegnarla a qualcuno. Allora, Magnet Bomb, eccola qui. Usa. E non la può imparare nessuno. E andiamo così, via. Vamos. Volevo vedere in realtà cosa dicesse lei. Potresti effettivamente battere Drake. Buona fortuna. Quindi ci manca solo Drake per poter finire poi le Orange Island. E già infatti la gente parla di Yoto. Figurati. Stiamo per andare nella seconda generazione, ragazzi. Manca poco. Manca davvero poco. E poi ci sarà l'emozionante passaggio di generazione. Qui non c'è più niente da fare. Quindi andiamo al traghetto di Lapras. Dove vorreste andare? Pummelo. L'ultima isola. Eccoci qui. Ma prima di andarci... questo video finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!